Ducati Motocross, sono le ultime notizie, intanto benvenuti in 5 minuti in Tarango, mi tolgo gli occhiali perché se non riesco a leggere, breve aggiornamento di fine anno, intanto ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale e vi do appuntamento 2024 con tanti auguri e tante bellissime cose. Allora, Ducati sta tornando a girare in Toscana nei pressi della pista di Maddì dopo la piccola trasferta siciliana che abbiamo visto nelle settimane scorse, dove hanno girato, insomma, dove si sono diffuse un po' di foto. Ci sono delle cose un po' contraddittorie. Quella che avete visto nel video di qualche giorno fa potrebbe non essere la Ducati, potrebbe essere una Honda camuffata, anzi neanche tanto camuffata perché le plastiche sono Honda. Bisogna capire se stanno facendo delle prove comparative o se proprio stanno cercando di depistare facendo vedere una moto che non c'entra niente, o se magari è proprio la Ducati vera e propria ma con plastiche Honda, perché le plastiche Ducati non sono pronte, oppure perché proprio vogliono depistare, diciamo, le foto, le cose, un po' chi cerca i dettagli. Questa cosa era già stata fatta anni fa da Aprilia bicilindrica MXV, di fare tanti test comparativi con le Honda CRF proprio per capire i punti forti della moto, diciamo, riferimento del mercato. In questo momento non è Honda il riferimento del mercato, direi più KTM, però Honda è sempre, diciamo, il riferimento per quanto riguarda il telaio in alluminio, anche se pare che le notizie ufficiali siano che il telaio non dovrebbe essere in alluminio completo ma un misto di alluminio e ferro. E qua ci riagganciamo un po' alla questione sempre di Aprilia, tecnologia italiana. Motore monocilindrico Desmo, questo ormai è stato confermato anche da loro, e cambio a tre marce, questo si dice ufficialmente. Il prototipo dovrebbe essere mostrato nel weekend attorno al 20 gennaio in una manifestazione in Toscana, adesso non mi è ben chiaro quale sarà, e soprattutto dovrebbe debuttare appunto in gara da lì a poco. Non si sa ancora se internazionali d'Italia o molto più probabile il Prestige. Appunto, la presentazione è quella, la vedremo appunto in gara, niente, quello che c'era da dire è tutto qua, quindi è un aggiornamento breve però per tenere il punto della situazione su Ducati, che all'inizio del 2024 vedremo. Prototipo non si sa quando andrà in serie, bisogna anche vedere se questo telaio un po' misto avrà un seguito, se avrà successo, se sarà una moto sperimentale, se dopo porteranno in serie quello che stanno provando. L'unica cosa, vi dico solo gli appuntamenti di Radio Macello, come al solito Instagram, TikTok, Facebook, Checco De Giacca, lo YouTube, mentre per il resto Radio Macello. Ciao, grazie.